Buongiorno e ben ritrovati, buona settimana a noi, a voi tutti, cari amici follower del mio canale YouTube Nicola De Lucia Deluxe. Oggi parliamo di Serie A, bene, che ormai ci apprestiamo a vivere le ultime 10-12 giornate del campionato. Infatti, si è conclusa proprio ieri il turno numero 25 complessivo. Andiamo quindi ad indicare i risultati di questo turno, spalmato come di consueto in almeno 2-3 giorni, se non di più. Napoli-Lazio 0-1, Monza-Empoli 2-1, Atalanta-Udinese 0-0, Fiorentina-Milan 2-1, Spezia-Verona 0-0. Risultato uguale ad occhiali tra Sampdoria e Salernitana, Inter-Lecce 2-0, Roma-Juve 1-0, Sassuolo-Cremonese 3-2 con un incredibile ribaltamento della Cremonese da 2-0 a 2-2 e poi nel recupero 3-2 per il Sassuolo e infine Torino-Bologna 1-0. Vediamo al prossimo turno, giornata numero 26, che vedrà l'anticipo di venerdì 10 marzo alle 20:45 Spezia-Inter, perché sappiamo l'Inter poi sarà impegnata nella settimana a venire in casa dal Porto a Oporto. Poi il sabato Empoli-Udinese alle 15, alle 18 Napoli-Atalanta, 20:45 Bologna-Lazio. Il 12 a mezzodì, quindi la sfida di mezzogiorno, Lecce-Torino, alle 15 Cremonese-Fiorentina, Verona-Monza, alle 18 Roma-Sassuolo, alle 20:45 Juve-Sampdoria e concluderà lunedì Milan-Salernitana alle 20:45. La classifica che vede al momento uno scudetto quasi certo del Napoli con 65 punti, frutto di 21 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte. L'Inter è seconda, asterisco però, perché sappiamo della penalizzazione della Juventus, ma ovviamente bisognerà attendere, diciamo, l'esito del ricorso e anche, diciamo, della riunione che vi sarà il 27 marzo per decidere appunto cosa ne sarà della Juventus per quest'anno, se mantenere la penalizzazione di 15 punti o meno. Quindi con gli asterischi Inter a 50, Lazio 48, Roma 47, Milan 47, Atalanta 42, Juventus a 35, che ovviamente si è messa in acque più tranquilla rispetto a un paio di giornate fa. Bologna 35, Torino 34, Udinese e Monza 32, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce quindicesima 27 punti, speriamo che torno alla vittoria. Domenica Salernitana 25, Spezia 21, chiudono nei posti di retrocessione diretti in Serie B Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12. Ovviamente in coda situazioni molto critiche per la Sampdoria, soprattutto oltre che di classifica anche societarie, la Cremonese a 12, il Verona che può lottare, ma chissà, anche la Cremonese se magari in camera dei risultati potrebbe sperare. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, che voi sapete, ogni video cerco un po' di differenziare sull'argomento, che dire, Forza Italia, insomma, pochino bene la Ferrari domenica scorsa nel Bahrain, speriamo di rifarci a Jeddah in Arabia Saudita. E alla prossima, ciao!